di tanto in tanto si danno anche le buone notizie. Siamo con il direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia, il dottor Dal Negro, perché oggi parliamo di asma grave. Dovete sapere che questo è un centro di eccellenza, un centro che tra l'altro ha già pubblicato uno studio del trattamento dell'asma grave. Sì. Ecco, si tratta di una nicchia, diciamo, dell'asma, l'asma grave, appunto, come ha detto lei, refrattaria, che non risente del massimo delle dosi dei trattamenti oggi esistenti. E quando allergica e l'individuo sensibile ad allergeni perenni, e quindi refrattaria, come abbiamo appena finito di dire, esiste da qualche tempo la possibilità di fare un trattamento ospedaliero esclusivamente, particolarmente costoso ma particolarmente efficace. È controllato dal Ministero in virtù dei costi che impone e quindi deve essere elargito solo durante soggiorno ospedaliero, sia pur breve. Bene, e in poche parole che cosa? È un anticorpo che blocca gli anticorpi allergici. È un farmaco assolutamente tranquillo che peraltro ha risolto problemi di vita quotidiana e di clinica dell'asma grave a praticamente quasi tutti i soggetti che lo stanno usando. Noi lo stiamo utilizzando da 4 anni e mezzo, da quando è nato in pratica, e da allora stiamo seguendo l'andamento di queste persone. A queste persone è cambiata la vita nella sostanza, ma è cambiata la vita dal punto di vista della capacità di diventare ancora come erano prima, di ritornare ad essere come erano prima, efficaci nel loro lavoro, nella loro vita di relazione, eccetera. Non vengono praticamente più ad aver bisogno del ricovero ospedaliero d'emergenza, di ricorso alle strutture d'emergenza, pronti soccorsi o sale di rianimazione, non hanno più necessità di visite improvvise per necessità improvvise da parte del loro medico di medicina generale o dello specialista di riferimento. Nella sostanza cambiano, diciamo, dal bianco al nero la qualità di vita. E su questo, essendo che ci si interessa di questo da sempre come aspetto, è stato pubblicato dal nostro gruppo il primo lavoro esistente sulla faccia della letteratura internazionale di costo-utilità, che è un particolare complesso per accoppiare il costo to cure della malattia e della terapia a quello che è il vantaggio clinico e soprattutto il vantaggio anche in termini di qualità di vita. Sono modelli internazionali riconosciuti dal mondo internazionale e fa vedere come a fianco di questo miglioramento clinico veramente importante e radicale si accoppi un vantaggio anche per la società, per il terzo pagante in poche parole, che è il sistema sanitario, perché costano molto meno gestiti sia pure con questo farmaco costoso che lasciarli stare. Il beneficio per entrambi. Per entrambi. E quindi è molto questo importante. È lo studio a 12 mesi, tra poco verrà pubblicato a 36 mesi. A 36 mesi. E a 36 mesi è il più lungo studio esistente sulla faccia della terra. C'è una ad notizia oggi. Molto bella in questi 36 mesi. In questi 36 mesi c'è una notizia estremamente bella che noi abbiamo presentato a convegni nazionali e della quale stiamo aspettando la pubblicazione, cioè l'abbiamo proposto ed è in corso di pubblicazione, cioè questo farmaco nel tempo, sia a 12 ma anche a 36 soprattutto, cambia radicalmente la struttura, in senso positivo ovviamente, dell'albero bronchiale, cioè dire riduce in maniera significativa ma molto consistente quelle alterazioni strutturali che erano tipiche dell'asma grave di questi soggetti. Migliorando le strutture con questa terapia, sia pure nel lungo termine, guarda caso tutto torna come un perfetto puzzle che magicamente ritorna in ordine a star meglio, a non avere più bisogno di emergenza. Siamo finiti. Anche le buone notizie. È un bel regalo di Natale. Questo è il centro di riferimento nazionale.